One day, when the glory comes, it will be ours, it will be ours. Oh, one day, when the war is won, we will be sure. The heavens, no man, no weapon formed against, yes, glory is destined. Everyday women and men become legends. Sins that go against our skin become blessings. The movement is a rhythm to us. Freedom is like religion to us. Justice is juxtapositioning us. Justice for all just ain't specific enough. One son died, the spirit is revisiting us. True and living, living in us. Resistance is us. That's why Rosa sat on the bus. That's why we walk through Ferguson with our hands up. When it go down, we woman and man up. They say stay down, and we stand up. Shots be on the ground, the camera panned up. King pointed to the mountaintop, and we ran up. One day, when the glory comes, it will be ours, it will be ours. Oh, one day, when the war is won, woman and child. Even Jesus got his crown in front of a crowd. They march with the torch, we gon' run with it now. Never look back, we done gone hundreds of miles. From dark roads, heroes, to become a hero. Facing the League of Justice, his power was the people. Enemy is lethal, a king became regal. Saw the face of Jim Crow under a bald eagle. The biggest weapon, it's to stay peaceful, we sing. Our music is the cuts that we bleed through. Somewhere in the dream we had an epiphany. Now we right the wrongs in history. No one can win a war individually. It takes the wisdom of the elders and young people's energy. Welcome to the story we call victory. The coming of the Lord, my eyes have seen the glory. One day, when the glory comes, essere praticamente scelta per questo intro musicale insieme al nostro amico che da qualche minuto si trova in una località marittima molto bella. E quale motivo se non glory per rendere omaggio, rendere grazie a te? Allora, la località è senz'altro marittima, su questo non ci sono dubbi, sì. Però le condizioni avverse meteorologiche me la fanno vivere come una località di montagna. Ai. Perché? Perché oggi qui è piovosissimo, vento e calo delle temperature a picco. Ah, ok, quindi praticamente ci faremo questo primo maggio bagnato? Come la vedi tu? Primo maggio, almeno dalle intenzioni temporali mi sembra di sì. Tutto dovrebbe purtroppo sì, farci non vedere la luce del sole per i prossimi giorni. Ai.
questo veramente mi rattrista. Se posso dirti questa piccola chicca, e non so se di chicca possa trattarsi. Chiccami tutto, dimmi, caro filastro. Ti chicco il fatto che sono in questo momento in uno studio medico. E qui ho ribadito a me stesso la mia condicio. Sai qual è la mia condicio in queste circostanze? Che poi è la condicio di chiunque si trova a vivere a vivere uno studio medico in attesa di essere visitato? Dimmi un po'. Quella di paziente. Ah, noi okay, siamo pazienti, okay. Sì, pazienti, perché bisogna averne tanta, per questo chi va dal medico sarà certo, 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 certo. La pazienza non ha limiti e soprattutto non è mai troppa, no? Si suol dire questo anche legato al fatto, sì, che i pazienti siano. Sì. Ah. Qui senti, poi la riscopri tutta. Certo, certo. Io non a caso comunque ti chiamo perché con il nostro amico Franco Filastro stiamo da diverso tempo collaborando in questa missione radio. Sì. Che tra altre cose dà molte possibilità ai cantanti emergenti, perché Missione Radio, vorrei sottolineare, propone, espone, compone, ritaglia e frattaglia musica di qualità emergente. Sì, noi siamo per la musica emergente di qualità, cerchiamo di essere da vetrina a tutto quel mondo, quel background di artisti che hanno tanta qualità da esprimere, ma che non trovano assoluta visibilità attraverso i comuni e tradizionali mezzi di informazione. Quindi la nostra vuole essere una mission tesa a rivalutare tutto questo mondo di grandi artisti, per appunto quello della musica emergente. E devo dire la verità, c'è molto nel calderone, perché tra le tante radio che fanno parte del tuo diciamo circuito, sì, ci sono praticamente molte emittenti in FM e in web che ritagliano tanto di questa musica emergente, perché la musica emergente è quella che oggi come oggi trova magari anche appeal attraverso i vari canali audio che possono essere YouTube eccetera, ma la distribuzione è la cosa più importante. Sì, la distribuzione, che poi oggi la stragrande maggioranza della distribuzione degli artisti e della musica emergente avviene anche attraverso i digital store, quindi è possibile in free download nella maggioranza dei casi, come dicevo prima, ma anche attraverso le piattaforme che ci sono e sono messe a disposizione dal web, caricare la musica di questi artisti, ripeto, artisti che sanno esprimere tanta qualità, quindi voglio dire, basta seguirli. Basta poi avere allora, anche sì, quelle che sono le situazioni che tu come Missione Radio esprimi ogni volta attraverso un artista, mai scelto per caso, ma sempre con cura. Sì, sempre con cura, noi abbiamo una redazione attenta che valuta ovviamente tutte le proposte che giungono di settimana in settimana e fa una scaletta, fa una tracklist di volta in volta, cercando di puntare alla qualità del prodotto, che poi viene propinata attraverso non poche emittenti radiofoniche, come dicevi tu, sia in FM che in web radio. Tra le altre cose stanno nascendo dei bei progetti attraverso Missione Radio, e non a caso oggi mi arrivi in diretta, perché tra poco avremo modo di esporre al grande pubblico, sì, musicale e non quelli, diciamo, che per il prossimo mese saremo nella condizione di esporre una grandissima novità che oggi voglio tenere ben custodita in tutta segretezza, però è qualcosa che tende a valorizzare sempre la musica emergente, i artisti della musica indipendente, quindi è una grossa novità che vedrà il coinvolgimento di Missione Radio, ma anche di World Music Today, il tuo format, insieme, uniti per dare forza e vitalità a questo nuovo progetto, di cui parleremo se me lo consentirai ovviamente nel prossimo mese. Sì, assolutamente sì. Anche perché le novità sono tante, sono molte, e quello che ci tengo a dire e sottolineare sono anche importanti per chi attraverso il tuo canale Missione Radio come emergente vuole per l'appunto dare a se stesso, anche agli altri, la possibilità di essere ascoltato e di farsi ascoltare in maniera pulita, con interviste, con musica, con curiosità, che sono le cose che poi caratterizzano molto anche chi vuole farsi conoscere. Sì, e poi tu ci stai mettendo, diciamo, un impegno importante, perché dico importante. Quando mi presenti un'app come IM Social News, sì,
di cui hai parlato anche prima, perché ti ho ascoltato insieme a Francesco Vercino da Buenos Aires. Esatto, sì. Sì, voglio dire, quando ci metti anche un'app che possa amplificare suono della musica emergente nel mondo, anche della musica emergente nel mondo, significa che anche tu sei schierato dalla parte di chi vuol dare effettiva visibilità a questi artisti, a questi tanti artisti. È importante, perché poi credo che, giusto per ricordare le nostre parole iniziali, no, ci sono molti canali ai quali si può attingere, i personali o eventualmente entrare a far parte di un canale proprio di YouTube, a volte però dispersivi, quindi facili da essere visualizzati ma difficili da essere controllati, perché poi ce ne sono talmente tanti che la cosa si disperde un pochino, e con i vari canali giusti invece si può arrivare direttamente a tutte le info che possono essere veramente molto belle da visualizzare, ripeto, perché la cosa importante è sapere quello che dietro un artista c'è, e grazie a Missione Radio con le varie interviste riusciamo anche ad avere la giusta, il giusto controllo e la giusta cornice di ogni singolo personaggio. Senti, io ti lascio bel paziente, perché so che magari tra poco ti chiamerà anche la dottoressa con la tua cartella clinica, ma tutto bene? Sì, tutto bene, solito controllo di rutina, le corde vocali, perché senza quelle non possiamo andare in onda. Certamente. Le corde vocali sono importanti. Dimmi. No, volevo solo invitare i tanti fans di World Music Today a visitare anche quelli che sono i nostri contatti social, giusto così, per entrare a far parte del nostro mondo e capire che la musica emergente di qualità fa esprimere tante emozioni. Quindi canale Facebook Missione Radio, e ti è collegato immediatamente con la nostra pagina, ma siamo anche su Twitter, siamo su un canale YouTube dove si ha la possibilità di vedere un po' i video, quelli importanti e belli, e soprattutto siamo su Spreaker, questa nuova piattaforma digitale che ci dà la possibilità di essere collegati con il mondo sempre e comunque. You make me love you, love you, with a little love, you know.
immagini che sta girando, ho capito, va bene, d'accordo. Non ti far distrarre dall'immagine, mi raccomando. Grazie al nostro Jamiro Little L, il nostro JK, che praticamente non si sente molto in giro in questo periodo. Ha fatto veramente una performance pazzesca durante gli anni 90, remixato da molti disc jockey, tra i quali David Morales, che ha ricompensionato quella sua Space Cowboy in maniera divina nel 96. Poi, vabbè, insomma, gli anni 90, devo dire che per Jamiro Quay sono stati veramente molto importanti. Pare che si sia ritirato. Pare. Poi questi magari ogni tanto ti arrivano così e dicono: no, guarda che ci sono ancora e ho fatto questa cosa molto bella. Era forte la band di Jamiro, ti piaceva, no? Sì, moltissimo. Io ho partecipato, ho visto Jamiro Quay in concerto. Ad un certo punto, mentre ero lì in attesa che della sua esibizione, si avvicina un tizio con un cestino, che solitamente nei ristoranti che è lì un po' in viene usato per metterci del pane, invece là dentro c'erano delle canne già belle pronte e preparate che offrivano praticamente a tutti quanti. È vero. Ricordo questa peculiarità, io ovviamente non l'ho presa, certo, perché faccio solo uso di tabacco, purtroppo, certo, ancora certo. Oggi sono un fumatore. Sei limitato al tabacco, come si suol dire. Sì, qualcuno mi ha consigliato di fare della riabilitazione proprio cettiva, che non so di cosa si tratta, però proprio cettiva. No, perché poi dal medico, quando sei in uno studio come sono io oggi, praticamente leggi di tutto, a vari avvisi, riabilitazione proprio eccessiva, ortopedica, linfodrenaggio, magnetoterapia, ultrasuoni, terapia manuale, qui fanno tutto ciò che ha il nome di terapia, la fanno qui in questo studio, fanno tutto. La calabroterapia penso sia la cosa più bella, perché poi quando si arriva praticamente in regione con tutti i prodotti tipici è notevole potersi rigenerare, no? Al di là delle acque marine che sono fantastiche, e indipendentemente dalle varie terme che segnalano qua e là alcune splendide località della Calabria e non solo, c'è veramente di che ristorarsi alla grande. Sì, caspita, viva la Calabria anche da questo punto di vista. Esatto. Piatto tipico che ti manca della Calabria, che tu vivi durante... Guarda, io stavo giusto parlando questa mattina di una cosa molto importante, che quando praticamente da piccino ero in Calabria, c'era la mia nonna fantastica, che già alle 10:30 del mattino ti svegliava con questo odore di sugo, proprio con la S maiuscola, che ti arrivava in camera attraverso i vari corridoi dalla cucina e sprigionava veramente con una potenza massiccia la propria fragranza. Esatto, e tu già ti svegliavi come rintronato, per passarmi giusto un termine che si usa molto, da questo odore ti dirigevi tranquillamente in cucina, la tua nonna che ti guarda e dice: senti, guarda, per mezzogiorno sono già pronti gli gnocchi fatti in casa e giusto preparati con il ferro sul tavolo, con una pasta fatta veramente in casa, e poi fatti passare con la manina da nonna, quella manina bella ancora presente su questi cesti che rovesciati davano anche la forma tagliuzzata dello gnocco, ok? Sì. Che poi in pochi minuti, proprio pochi minuti di cottura, veniva alla luce con questo sugo che prepotente avanzava all'interno del piatto. Però attenzione, perché prima di parlare di questo, mentre ti dicevo: guarda che a mezzogiorno avrei tutto questo ben di Dio sulla tavola, poi ti guardava con fare molto sospetto e guarda che lì c'hai anche il tuo ovettino sbattuto dalla gallina che giustamente la mattina dava alla luce queste ovette. Eccoci qua. Sì, hai saputo descrivere, ovviamente era ben raffiato il cavatello, perché dalle nostre parti si chiama cavatello più che gnocco, perché viene cavato, qualcuno lo cava con tre dita, altri ci mettono addirittura, ce ne mettono soltanto due, a me piace quello della tre dita. Il cavatello da tre dita, sì. Ecco, quel cavatello e quella incavatura nello gnocchettino, che dir si voglia, serve da raccoglitore ufficiale di questo sugo che le buone nonnine come la tua preparano già dalle prime luce dell'alba, la prime ore della mattina, perché questo ragù deve poter sobbollire per almeno 3 ore. Bravo. Deve far perdere quel senso di acidità del pomodoro. Molti usano lo zucchero, invece le buone nonnine di un tempo
usavano il sobbollitore per almeno 3 ore. Bravissimo, bravissimo. Tre ore di quelle giuste, dove praticamente, ripeto, tutta la casa è invasa da questo. Poco lento, rigorosamente lento. Molto, molto lento. In Campania, nella vicina Campania, usano il termine spoppettiare, cioè deve sobbollire e deve dare queste bollicione pian pianino, in modo che il sugo rapprenda, il sugo poi possa effettivamente restituire con lo gnocco, senza gnocco e comunque, esatto, al palato, le dedite emozioni. Ecco, esatto, e poi con un buon pecorino che magari può starci anche bene. Ci stiamo preparando un'ottima cena, diciamo che non ci stiamo facendo mancare nulla, manca un buon bicchiere di vino e siamo anche a posto. Un buon bicchiere di vino che in Calabria potrebbe essere tranquillamente un Magno Megonio dell'etichetta dei fratelli di Brandi, che sta prendendo sempre più piede, devo dire, in Calabria ma anche nel mondo. Ma anche nel mondo, uno, perché anche è uno dei vini che maggiormente esportiamo, sì, alla grande. Un rosso Gaglioppo da 14 gradi di volume. Giusto, al secondo perché bicchiere ce la cantiamo tutti quanti. Sì, dai, ce la cantiamo. No, vabbè, però poi viene poggiato ad un pranzo che certamente leggero non è. Assolutamente. Il vino corposo. Assolutamente, no? Assolutamente sì. No, anche perché quel famoso sugo che stavamo citando giusto poco fa, lo potevi assolutamente assaporare soltanto semplicemente tagliuzzando una buona fetta di pane casareccio. Certo, facendo non soltanto la scarpettona, ma facendo andare questo pane stile bandiera giusto nell'aria volteggia e assorbe come spugna questa profumazione di sugo, e quindi già senza neanche averlo sulla fetta di pane era degustabile in maniera splendida. Sì, già l'hanno fatto. Già l'hanno fatto, dava su. Già l'hanno fatto, che ti raggiungeva mentre tu cercavi di fare i tuoi sogni mattutini, no? Perché ancora eri a letto a dormire, già arrivava minaccioso questo buon profumo, questo buon sughetto. Da buon paziente devo dire che oggi a parlare di cibo veramente non è male, lì in uno studio medico anche, giusto? Assolutamente no, anche perché guarda, noi abbiamo saltato sintomo di pranzo, buona salute. Anche. Abbiamo saltato il pranzo, ma stasera non dico lo gnocco, ma un bel piatto di pasta fatto con mani sapienti, alla breve maniera, non mancherà. Non mancherà mai. Un mi raccomando, anche una spolveratina di peperoncino, perché già che ci siamo, mi sembra che assolutamente sì. Allora, io metto il peperoncino in tutte le pietanze, eccezione fatta per il latte, quelle rare volte che lo bevo la mattina. Ovviamente solo in quel caso non metto il peperoncino, perché il peperoncino buono lo mettiamo ovunque. Noi siamo amanti poi del piccante, quindi lasciamoci anche prendere la mano e non soltanto il palato da quello che può piccare la cibaria che gustiamo. Assolutamente, siccome mi trovo in una località prossima a Diamante, dove viene festeggiato il peperoncino, il Festival, certo, del Peperoncino, che è conosciuto in tutto il mondo, certo, e lì ne vengono decantate anche le doti terapeutiche del peperoncino. Mm-hmm. Quindi in maniera assolutamente equilibrata il peperoncino fa bene. Quindi sfatiamo ogni falso mito sui danni del peperoncino, insomma, soprattutto per noi maschietti di non proprio tenera età. Il peperoncino, ammettiamolo, usato con assoluta moderazione ed equilibrio, fa bene. Assolutamente sì, lo consigliano anche per il cuore, quindi è uno dei prodotti che maggiormente, una spezia che maggiormente viene anche usata per dare anche fluidità del sangue attraverso le vene, quindi allarga e volentieri i vasi capillari. Se me lo consenti, certo, è il succedaneo naturale del Viagra, che tutti usano in maniera assolutamente. Può avere anche quel tipo di effetto, c'è chi lo usa per questo, ci aspetta un attimino. Fammi masticare un po' questo peperoncino. E poi insomma va da solo, come se avesse assunto la pillola blu. Guarda. Certo, invece noi l'abbiamo rossa questa pillola, riusciamo col peperoncino. Naturale, un po' piccante, ma naturale. Dici tesoro, scusa un attimo, fammi dare sta bella mosticata a sto peperoncino, che ci pensiamo noi senza problemi. Sì. Ha il potere di elevare certe situazioni che altrimenti rimarrebbero lì pentolanti.
è il click della vita, dai, mettiamola è così, il click della vita. Il click della vita mi piace. Ti piace? Postiamola e condividiamola. Senti, allora io ti ringrazio perché se tra poco dovrei anche andare a farti fare questa bella visitina, tranquillamente, giusto? Sì, assolutamente. E un saluto al rosso della vostra radio. A Stefano Re, di qui da parte. Assiste. Ti saluto anche a lui. Ciao. Ciao Stefano. Anche Stefano mi usa il peperoncino, eh? Anche Stefano usa il peperoncino. Dice. Beh, sì, da piccolo, infatti il risultato sono i capelli. No, perché c'era un tizio che non aveva mai mangiato e degustato il peperoncino, non sapeva come assumerlo, ho detto naturalmente per bocca. Cioè, voglio dire, no, c'è chi ne fa usi anche in proprio, no. Questo è da evitare, da consigliare. Anche perché poi bisogna veramente sedersi in acqua e restarci. Un altro consiglio per chi usa il peperoncino, sì, nei locali pubblici, che so, possa essere anche la pizzeria, perché molti lo certo, mettono anche la pizza, sulla pizza è buona, assolutamente, col peperoncino. Sì. Allora, non spezzettatelo con le mani, certo, perché altrimenti vi capita quello che è capitato a me da piccino. Cos'è capitato, cioè, da piccino? Sono andato immediatamente in bagno dopo e sono dovuto scappare a casa. No, perché le mani continuano a... Dai. Certo, che la mano poi contiene quello che è praticamente l'interno, certo, del peperoncino, certo. Tutti i semini sì. Beh, quindi, insomma, si appiccicano. Fatelo con le potate e poi lo distribuite, ma non usate le mani. Assolutamente. Fuori, lontani dai gatti. O comunque non toccate il resto. Assolutamente. Oppure lavatevi le mani, che è la cosa migliore. Senti, allora, per quanto riguarda Missione Radio, prossimamente cercheremo anche di dare le dritte di quello che sta nascendo all'interno di questo canale. Visitatelo perché ha veramente delle novità molto molto importanti e interessanti, quindi un occhio di riguardo a quelle che sono tutte le varie situazioni che mano a mano danno e caratterizzano di volta in volta appunto questo canale che si chiama Missione Radio, giusto per chi ama essere non soltanto emergente ma soprattutto emergere. Emergo, qualcuno lo emergo. Può dire tranquillamente. Emergo. E tu invece sei un portento, e ti spiego perché. Uh-huh. Mi inviti e inizi ovviamente a farmi parlare di radio, di Missione Radio, quindi di musica, e poi mi finisci col peperoncino. Beh, quindi guarda, sei assolutamente, sei un matador, non del peperoncino soltanto, ma della radio, perché a 360 gradi riesci a toccare tutti gli argomenti. Questo ti fa onore soprattutto al tuo format, che sempre di più, credimi, non conosce limiti, conosce confini. Bye bye, grazie Ciccio, a presto. Ciao.